Questa sarà una manifestazione molto piena di attività. Il primo appuntamento è appunto il 1 agosto e si inizierà questo convegno alle ore 18, in cui si parlerà appunto del treno fantasma. Come noi sappiamo, la tratta Siciliano-Lagonegro è stata abolita già da un po' di tempo e si dibatterà appunto su questo argomento, e per l'occasione avremo anche l'assessore ai trasporti provinciale e il presidente del comitato della riattivazione Siciliano-Lagonegro. Il 2 agosto invece passeremo invece a premiare quelli che sono i pollesi che si sono distinti sia all'interno delle cerchie del nostro paese sia al di fuori del nostro paese. Premieremo Suor Irma, una suora che ha più di 90 anni e che ha insegnato praticamente a tre generazioni di pollesi, mentre per quanto riguarda il pollese che si è distinto fuori polla ci sarà il dottor Antonio Federico, che è nominato uno dei dieci esperti per il metodo Stamina. Il 3 agosto invece parleremo del Vallo di Diano, future incertezze. Saranno presenti diversi giornalisti di livello nazionale, dal Corriere della Sera al Manifesto al Corriere del Mezzogiorno, e verrà anche presentato un libro sul Vallo di Diano. Per quanto riguarda invece le serate vere e proprie, la prima serata, il 1 agosto, avremo un festival del cortometraggio chiamato Polle in Corto, in cui saranno presenti registi che hanno girato questi corti, che vengono da tutta Italia. Sono arrivati oltre 100 corti, di questi 100 ne saranno scelti 8 e saranno quindi visualizzati durante la serata. Di questi poi ci sarà una premiazione per miglior regista, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura. Per quanto riguarda il 2 agosto invece avremo dei concerti in cui saranno presenti delle band emergenti di Polla e in più Francesco Di Bella dei 24 Grana con il suo nuovo gruppo Ballad. Per quanto riguarda invece il 3 agosto abbiamo ancora una serie di concerti in cui ci saranno ancora una volta band pollesi emergenti e il Pozzo di San Patrizio, che è un gruppo che fa della musica popolare rivisitata in maniera